da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. No, adesso andiamo e passiamo all'Inter. Stefano, perché ha parlato Ausilio poco fa. Ancora, perché allora il Napoli è vero che sta stravincendo lo No, scudetto. Ragazzi, non torniamo su quanti punti ha fatto uno l'altro. No, perché... però ti dico solo una cosa. La sera del 4 gennaio, quando l'Inter ha battuto il Napoli, il campionato era virtualmente Il Milan aveva 5 punti meno. Esatto, cioè questa allora, storia... Però loro hanno continuato a vincere e gli altri no. Allora vedi, ragazzi, allora vedi. Ma scusa. Ma sono anche gli altri che sono calate tantissimo. Sì, resta il fatto che il Napoli li ha vinto. 4 gennaio è un mese e mezzo fa, non è 3 mesi fa. Solo questo, perché sembra che Napoli abbia ammazzato il campionato a ottobre. No, però solo una in 23 anni. Ho capito, però c'erano 5 punti. Le altre, chi sei, chi erano 5. Lì, perché questo cosa significa? Forse ha ragione Vaccaro, comunque il campionato è un po' livellato verso il basso, quindi bisogna fare. Mi dispiace avere sempre ragione, però. Sempre non esagerare. Allora, Ausilio, poco fa, passiamo all'Inter, ha parlato di Lukaku, ha parlato di Inzaghi, perché giustamente gli hanno chiesto, ma come che Inzaghi è lì appunto che ha fatto 47 punti e viene messo in discussione? Allora, sentiamo cosa ha detto Ausilio a proposito di Lukaku, che dovrebbe partire titolare nella sfida contro il Porto. Prego. Bene, ho visto bene, è un Lukaku che sta migliorando allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, è un giocatore che ha solo voglia di dimostrare tutto quello che ha da dare, perché sa benissimo di essere in debito, ma non tanto perché è una volontà che non ha molto, ma quanto perché è un infortunio che lo ha tenuto lontano, un infortunio che è stato onestamente pesante. E per quanto riguarda la sua voglia, la sua determinazione, quello che sto vedendo in questi giorni mi fa stare tranquillo, perché sono sicuro che farà l'ultima parte di stagione, soprattutto quella più importante, perché ci aspettano obiettivi importanti e sarà un Lukaku all'altezza che ci darà sicuramente grandi soddisfazioni. Il finale di stagione per Lukaku? Perché su Lukaku abbiamo sentito nei rumori vari ovviamente di una tonnara, no? Come si dice in questi c'erano casi. C'erano due margherite e una quattro stagioni. No. Ausilio dice Lukaku sa di essere in debito con noi, non perché non ha voglia, ma perché è stato infortunato e noi comunque su di lui abbiamo investito, insomma. Quindi il concetto che l'abbiamo preso quando era in difficoltà all'inizio della stagione, che non voleva più rimanere. Allora, ci sono due dati da Biasin e anche da Mari. Ci sono due dati di fatto. Sì, fino a questo momento la stagione di Lukaku è gravemente insufficiente, soprattutto rispetto alle aspettative e rispetto all'ingaggio che percepisce, e non bisogna nasconderlo. La sua fortuna e anche quella dell'Inter è che ancora ci sono delle partite molto importanti, a partire da quella di mercoledì. E quindi Lukaku ha ancora... Gioca? Dovrebbe partire titolare. Questo è il grande dubbio, credo di sì. Ha ancora la possibilità di non far vincere l'Inter e stop, far vincere l'Inter e guadagnarsi la riconferma, perché in questo momento l'Inter, che non ha 1000 lire da buttare dalla finestra, se deve scegliere oggi... Non lo conferma. No. Fatemi sentire Mari, diamo anche qualche numero, questi sono i numeri di Lukaku... 13 presenze, minuti giocati 606, 3 gol, un assist, un gol ogni 202 minuti. Quanto costa Lukaku all'Inter tra prestito e ingaggio? Costa 20 milioni. Daniele. Ma guarda, in questo momento l'Inter è in una situazione piuttosto bizzarra, nel senso che a inizio anno davamo tutti per scontato che il fatto di non avere la proprietà del cartellino di Lukaku fosse un grosso problema dell'Inter, cioè tu hai scelto Lukaku, hai lasciato andare Dybala e in più hai scelto un giocatore in prestito invece di averne uno che sarebbe stato tuo definitivamente. In questo momento è la grossa fortuna dell'Inter quella di non avere la proprietà del cartellino di Lukaku, perché l'Inter adesso avrà modo di valutare questi mesi di Lukaku, ha tante partite Lukaku a disposizione, tra cui almeno 4 di importanza siderale, cioè le 2 col Porto e la doppia semifinale con la Juventus più l'eventuale finale, quindi ha tante partite per potersi anche comprare la riconferma, perché se l'Inter dovesse passare il turno di Champions League, tanto per dirne una, incasserebbe tanti soldi non previsti, quindi Lukaku ha modo e maniera di guadagnarsi la riconferma. È chiaro che se Lukaku dovesse essere questo fino alla fine della stagione, e per questo non intendo quello che è stato fuori, intendo anche proprio questo che sta giocando, è chiaro che in questo momento l'Inter non credo che
andrebbe anche a riprendere in prestito a condizioni molto favorevoli un giocatore come questo Lukaku. Lui deve dimostrare di star bene fisicamente, punto primo, e di essere anche vagamente simile al Lukaku che abbiamo visto sotto Antonio Conte. In quel caso io credo che l'Inter, che aveva a inizio anno la volontà di confermare Lukaku oltre questa stagione, io credo che confermerà quella volontà, però è tutto nei piedi e nella forma fisica di Lukaku. Di Lukaku. Allora, intanto vi dico che mi ha appena scritto Monblano, tra poco si collega, quindi ci collegheremo via Skype, avviso anche in regia, però tra poco ve lo dico io quando è pronto, cosa non ho sentito. Volevo chiedere una cosa sola, dovesse rimanere Lukaku, una curiosità, che poi è la curiosità degli amici in casa. Tendono a fare altri, cioè adesso lui cosa ha? Un anno di prestito. Sì. Quale sarebbe, se voleste tenerlo, come sarebbe la formula? Allora Carlo, io te la dico fuori dai denti. Sì. Secondo me l'Inter sta provando in tutti i modi a portare Thuram a Milano, no? Thuram ha detto all'Inter, non mi dispiace, ti sto facendo una traduzione, non è proprio così, però non mi dispiace l'Inter, vediamo se qualcuno, arriva qualcun altro dalla universo superiore, ok. Se no, per me Thuram è una possibilità concreta. Quindi io credo, è una mia idea, che Lukaku per guadagnarsi la conferma debba fare molto bene, molto bene. Cioè deve da mercoledì in poi far gol, tornare titolare, disponibile, giocare con continuità, rifare Lukaku di Antonio Conte. Non mettere dubbi riguardo a Dzeko o te. Ecco, ma il dubbio che sembra essere in favore di Lukaku, quindi gioca Lukaku con Lautaro, Dzeko in panchina, lo condivide, cioè una scelta corretta quella di Inzaghi oppure no? Secondo tutti. Secondo me, rispetto a questa domanda, allora... Io di mio sceglierei Dzeko perché quest'anno si è, secondo me, guadagnato il fatto di giocarsi questa che è la partita più importante. Ok, per me, e poi è un giocatore per me della classe superiore, anche se forse fisicamente un filo in calo. Però la domanda che uno si deve porre è: in corso d'opera chi ti serve di più tra i due? Non ho una risposta. Dzeko ci ha fatto due gol quando è andato. Uno o due. Io oggi ci sento tutti, dai, torno anche da Mario, ovviamente. Allora, Vaccaro. Secondo me, guarda, è vero. Perché poi è facile contestare Inzaghi dopo. Prima. Sì, tanto qui diciamo sempre prima, non c'è problema. Tu soprattutto. Esatto. Ma non è vero, sei stato un mese e mezzo per rompermi le balle su De Zerbi. Un mese e mezzo di vittoria è stato zitto. Ha perso una partita 1-0 con 70% di possesso palla e 40 tiri. Ogni settimana. E mi ha rotto le balle ogni settimana. Ogni settimana c'era il bollettino di De Zerbi suo e di ordine. Io ho detto, oh, ma la partita è scomparsa, non so il risultato, che c'è stata la nebbia, partita sospesa. Scusa, è arrivato. Mi donatizzo, mi vuoi rispondere Lukaku o Dzeko? No, hai ragione. Allora, la logica è vero che il calcio, e io sono con te, è poesia sempre. Purtroppo sono molto razionale, sono molto cartesiano, logico. Oggi deve giocare Dzeko. Cioè, mi sembrerebbe strano vedere Lukaku dopo averlo visto le ultime partite. Ha lasciato Baker Street 22B, Sherlock Holmes, l'emozione ostacolo. Quindi, delegati, dimmi Dzeko Lukaku 22B, Pino Vaccaro. Dzeko Lukaku, conquilino di Sherlock Holmes. Carlo, Dzeko Lukaku. Chi vuoi te? Io metto Lukaku perché con Dzeko raggiungo il 7, 7 e mezzo, 8, il voto datelo voi. Con Lukaku può essere 6, ma io una partita di Champions League a strapparmela. Aspetta Carlo, ti faccio una domanda. Chi è il tuo giocatore preferito dell'Inter, diciamo, in questo momento? Cioè, no, ti faccio un'altra domanda. Allora, io, Dzeko mi ha sempre punito e Dzeko è un grande giocatore. Però io, quando vedo, e anche l'altro giorno con la Sampdoria, so che ovviamente speravo che non vincesse, siamo rivali nella lotta, non per la libidine dell'altra. Io quando prendo Lukaku, forse perché io ho nella mente quei due anni fa, eccetera, dove mi sembra... A me Lukaku mi sembra più un giocatore che se per caso mi indovina la serata, Carlo, ma la differenza. Carlo, ma perdonami, ma Dzeko è uomo champion. Vai a vedere le partite di Dzeko in Champions League. Non voglio convincere nessuno. Come aveva giocato Dzeko? Sempre eliminato, 2-2. Ma ti ricordi la sua presenza? Sì, fece due gol, la partita dei due gol di Zaniolo. Allora vi faccio vedere. Ha fatto grande partita con l'Arsenal. Io non voglio semifinale Champions. Dove che fece quel gol lì? Con l'Arsenal? Dimmi Carlo, non voglio essere convinto. Io personalmente
rischio, però è un rischio che la posso. Però non mi hai risposto, per mercoledì la cialda è croccante o no? Ancora. Cialda croccante è sempre. Croccante, la cialda sempre. È diventata bravo, una cialdina con sorriso. Allora, dei panettieri, vediamo qua alle 7 di mattina e c'è già il pane pronto. Allora, vediamo qualche messaggio da casa al volo con da Federica. Da casa, questo telespettatore da Varese ci dice Lukaku non riesce più a stoppare un pallone, sbaglia i passaggi più semplici. Dice lui quanto sia realmente fuori forma, secondo me, ci dice il telespettatore, ha bruciato il suo anno migliore, il giocatore è questo. Per me Lukaku come Icardi, a me quando c'era Icardi, forse mi ricordavo tutte le volte che mi ha fatto male. Però Ausilio, così torno anche da Mari, ha parlato anche di Simone Inzaghi e di queste critiche probabilmente eccessive che sono arrivate nelle ultime settimane. Allora, sentiamo la risposta di Ausilio, c'era Pasquale Guarro, sentiamo Ausilio. Siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se poi ci sarà la possibilità, stiamo lavorando per questo, di andare avanti con questo rapporto, sono cose che vedremo più avanti. Oggi per lui, come per tante altre situazioni, non è il momento di parlare nel futuro, c'è solo un presente che è Porto, poi subito dopo c'è il Bologna, poi c'è anche una Coppa Italia, sono tante cose, tanti obiettivi che ancora abbiamo davanti e Lukaku deve essere protagonista da questi obiettivi. Come giudica questo clima strano, l'Inter che è andata a vincere, però Inzaghi così è finito nel mirino, insomma, di una parte del tifo nell'azzurro, nonostante la sua coppa, nonostante anche adesso l'Inter è tornata a vincere, però sembra che si sia inclinato qualcosa, è così o no? Lo giudico con un sorriso e lo giudico eccessivo. Faccio fatica a capirne le motivazioni, qualcuno la capisco, perché a volte sono anche le cose che si vogliono far passare, anche volutamente. So solo che l'Inter, a parte il primo mese, quello di settembre, dove non siamo stati probabilmente quello che volevamo essere, e dopo abbiamo preso la marcia giusta, stiamo giocando da qualche mese con una certa continuità, abbiamo già vinto qualcosa, a differenza di altri in questa stagione, è un Inter che sta facendo bene, che in questo momento ha una Champions League da giocare, ha una semifinale di Coppa Italia da giocare. È vero che siamo secondi in campionato, ma se c'è una squadra, e ne approfitto anche per fare i complimenti in questo momento, che sta facendo cose importantissime, basta vedere gli altri campionati europei, tutti sono campionati assolutamente in bilico per quanto riguarda il successo. C'è solo una squadra in Europa che sta stradominando, se lo sta meritando sul campo, stanno facendo cose eccezionali. E sorrido, che penso che in realtà ha perso solo una partita e l'ha persa contro di noi, una squadra così forte, in realtà poi devo vedere, quella partita l'ha persa solo con lui. Però dalla Germania oggi hanno ufficialmente detto. Allora, Ausilio dice critiche eccessive, sono sorpreso, e poi insomma ha rimarcato tutto quello che di buono ha fatto Inzaghi in questo periodo e in questa stagione. Ecco, Daniele, a distanza di una settimana, tu che idea ti sei fatto di tutte queste critiche che sono arrivate? Sono eccessive, come dice Ausilio? Ma onestamente su Inzaghi si può fare, in questo caso sì, lo stesso discorso che fa Allegri, cioè basarsi sui numeri. L'Inter nelle ultime 11 partite ne ha vinte 8, ne ha pareggiate 2 e ne ha persa una. Questo è un cammino generalmente da scudetto. È chiaro che il Napoli sta alterando tutti i giudizi sulle squadre che seguono. La stagione di Simone Inzaghi la puoi leggere come vuoi, col bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, nel senso che sei fuori dalla corsa a scudetto sostanzialmente dalla fine di gennaio, però, ripeto, hai passato un girone di Champions League in cui neanche i bookmaker ti quotavano come possibile qualificata, hai vinto la Supercoppa, sei in semifinale di Coppa Italia e hai un ottavo di finale di Champions da giocare. Ora, quanto pesa sulla bilancia il fatto di essere fuori dalla corsa a scudetto contro una squadra che probabilmente chiuderà a 100 punti o anche di più? Secondo me il bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto. Poi, ripeto, la puoi guardare come vuoi. È chiaro che le critiche nei confronti di Simone Inzaghi sono eccessive se tu le basi e le paragoni ai numeri. Ripeto, 8 vittorie su 11 partite sono generalmente un andamento positivo. Pellegasti. Sì, ma io dico a Fabrizio e Daniele Mari, sì, giusto? Ecco. Lì devono essere, non devono convincere noi, devono essere convinti i dirigenti dell'Inter, cioè siamo contenti e arriviamo fino alla fine, cioè non alla fine, cioè anche dopo. È quello che dice Ausilio, in queste dichiarazioni. Quindi tutte queste, questo, qui qualcuno ha scritto, sì, Inza, qualcuno, si gioca tutto con il Porto, allora no.
Si gioca tutto, nel senso, non per questa stagione, ma probabilmente per il futuro. Cioè, se dovesse anche essere eliminato agli ottavi di Champions da un Porto che arriva da... Dopo vedremo anche gli ultimi risultati del Porto. Però devono essere convinti i dirigenti dell'Inter, mi sembra, più che altro di questa cosa qua. Cioè che Inzaghi... Che ci sia la possibilità, e questo lo chiedo a tutti, di un tema allenatore Inter a giugno... A meno che Inzaghi non vinca la Champions League. Per me io vi dico un'altra cosa. Probabilmente c'è. Allora, per mettere in piedi il tema allenatore Inter, devi partire da un presupposto. Sì. 10 soldi, milioni, soldi. Finestra. 10 milioni. Se diciamo che in discussione sono questo è il presupposto. Sono 10 milioni quelli che ballano. Sono all'ordo, sì. Sono 7, all'ordo 10, di più, forse. No, beh, Inzaghi percepisce 5 e mezzo. C'ha solo un anno lui, finalmente ha 4. Un anno di contratto. Più, però vabbè. 6. Diciamo, vabbè, comunque. All'ordo 10. Sono 10 milioni che prendi dalla finestra. Ora, io dubito fortemente che ci sia la possibilità non di buttare 10 milioni, ma di buttare 1.700 lire. E ti tieni se non sei convinto? Io sono dell'idea che non ci sia tutto questo astio nei confronti di un allenatore che andava legittimamente criticato nella prima parte di questa stagione, perché nella prima parte di questa stagione non aveva in mano niente. Adesso magari non ha vinto tutte le partite, magari ha commesso degli errori, ma io vedo le statistiche, tira 20-25 volte. Quindi il comunicato della curva arriva così dal nulla. Ma il comunicato della curva, l'importanza del comunicato della curva la stiamo dando noi adesso che ne parliamo e chi lo riprende sui giornali. Cioè, è come se adesso passa mia mamma, grande tifosa dell'Inter, e dice: fammi finire. Cosa che non è. Se mia mamma, grande tifosa dell'Inter, passa di qua e dice: per me Lautaro è un povero fesso. Beh, non puoi metterlo sullo stesso livello. Fabrizio, la nonna e la comunicato della curva. Poi mette sullo stesso livello. È importante che non dice la curva, ma perché voi traducete questa cosa come sicuramente la società ha detto la curva che doveva dire questa cosa. È una domanda. Non è così, vi assicuro che non è così. È una domanda, sento tutti, dai, mola. Oggi c'è il comunicato della curva. Arrivo, Daniele. Oggi è il comunicato della curva. Buoni un attimo. Mesi fa erano le parole... Le considerazioni che facevamo noi, le critiche che c'erano sui giornali, io credo che non sia cambiato, non si possa mettere in discussione un giorno sì e l'altro invece saltarlo perché ha vinto una coppa, un giorno dici che gioca male, l'altro giorno dici bravo perché hai battuto il Napoli, non è così. No, ma una valutazione complessiva, allora sì, però, faccio questo scenario. Però scusami, anche se dovesse essere eliminato, perché tu hai fatto lo scenario, se dovesse uscire... Io dico, se viene eliminato agli ottavi di Champions, arrivi secondo in campionato. Hai ancora la Coppa Italia? Hai vinto la Supercoppa. E vediamo come va la Coppa Italia. Eliminato agli ottavi, secondo in campionato, allora e non vinci la Coppa Italia. Diciamo così. La mia domanda è, la società riparte serenamente da Inzaghi terzo anno senza aver vinto lo scudetto, eccetera, perfetto, questa è una cosa che ho già chiesto. Ok, perfetto. Si vuole, non ha convinto, si cambia. Per prendere? De Zerbi. De Zerbi allena in Premier League il campionato che è nettamente il più bello del mondo per distacco. Vuole andare via. Vabbè, non ci viene. Scusa, Fabrizio, non vuole rimanere il Braga. Ragazzi, De Zerbi viene in una squadra. De Zerbi. No, non ho detto che viene all'Inter, ma non rimane. Mi permetto di dire che De Zerbi lo conosco abbastanza bene. De Zerbi, per scegliere una squadra, ha già rinunciato tante volte in carriera a delle squadre perché la prima cosa che chiede non è datemi dei soldi, ma è. Io vengo, però per venire nella vostra squadra ho bisogno di un terzino destro che abbia il piede a sinistra, il centrocampista che abbia una pinna e l'attaccante con quattro polmoni. Cioè, gli X-Men vuole gli X-Men. Per andare allo Shakhtar, lui ha chiesto determinati giocatori, lo Shakhtar ha detto ok, te li prendiamo, e lui è andato là. Per venire all'Inter, quantomeno ci vogliono 30, 40 milioni di investimenti? Sì, no, non ci sono. Fermati, più però 18. Potrebbe... No, all'operazione De Zerbi? Scusa Giovanni, arrivo a tutti. Se stiamo ai 30-40 ipotetici, perché sono ipotetici, immagini, 40 c'è la clausola. Più 18 di clausola da dare, 18 milioni sono 13 milioni di pound, 18 circa 17, 16, quindi 48, bravo, l'ingaggio all'allenatore. Sì, però allora te la ribalto, diciamo 4. Andare avanti con Inzaghi, perché la risposta è non ci sono alternative, non no, è da no, squadra. Inzaghi. Cioè se mi dici avanti con Inzaghi perché non prendo questo, dicendo te. No, tu l'hai detto. No. Hai detto no. Andiamo via Inzaghi per prendere chi? No, come per dire, tanto non c'è e non vogliamo buttare fuori. Ti sto dicendo che Marotta ha rinnovato il contratto di Inzaghi
Inzaghi non 12 anni fa, l'estate scorsa, e certo. Marotta quando rinnova un contratto è perché gli quindi va bene, lo rinnovi perché è in scadenza poi a giugno e gli quindi fa... rinnovi a Inzaghi. No, chi ha detto che devi per forza rinnovarlo? Oh, ma ci sono 200 allenatori che vanno anche a scadenza, rinnovare il contratto. Io sto dicendo che dimmi quanti allenatori ha cacciato Marotta, dimmi quanti allenatori ha cacciato Marotta. A fine stagione Conte se n'è andato. Conte se n'è andato. Spalletti se n'è andato. Conte se n'è andato. Spalletti l'ha mandato via. Spalletti l'ha mandato via per prendere Conte. Quando c'erano i miliardi. Quando c'erano i miliardi. Non ci sono i miliardi. Non mi guardare così, mi fai paura. Sì, ho capito. Quindi resta per mancanza di alternative. Resta perché gli ha rinnovato il contratto Spalletti. Il contratto non gliel'ha fatto Marotta. Ho capito, ma mi stai dicendo. Il contratto di Spalletti non gliel'ha fatto Marotta. Comunque la domanda che fa. Marotta, aspetta un attimo. Marotta ha sempre. Scusami. Dimmi, quando Marotta ha sempre rinnovato il contratto dell'allenatore in scadenza, quindi vuol dire che a giugno chiama Inzaghi e gli dice rinnoviamo fino al 2025. Marotta ha fatto un contratto all'allenatore e l'ha mandato via, dimmelo. E beh, non è che si ricorda, te la ricordi? Ma te lo dico io, Stefano, mai non lo ricordo, Stefano, mai. Tu passi da un estremo all'altro. Cioè, estremo uno è a giugno Inzaghi è un dead man walking, a meno che non vinca la Champions, cito, virgolettato, no, a meno no, che non vinca la no, Champions, dice, è chiaro che se vince la Champions, due, no, ipotesi 2, allora no, gli rinnova il per una gol, gol del pareggio della Cremonese, grandissimo gol, attenzione, gol della Cremonese, 1-1, grande gol, siamo al 54esimo minuto, grandissimo gol della Cremonese, che io non ho visto ma mi fido di voi, un siluro, siluro fallo, facciamo vedere la lavagna. Lo facciamo vedere la entrata, palo interno. Allora, tiro a giro. Tiro, guarda dove sono adesso i cosini rossi. Ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere. Adesso lo rivedo anch'io, poi lo vediamo alla lavagna. Visto che non ti stiamo ascoltando voi. Allora, vediamo in area di rigore. Sì, molto bello, palo gol. Allora, da questa posizione, dopo un rimpallo in area di rigore. Bello. Proprio da lì, interno, proprio da lì. Alla Vaccaro direi bravo, quasi. Bravo. Di interno destro, sì. Come si diceva una volta, la Del Piero ma più bassa, sì. Palo gol. Alla Insigne, quindi, no, la Del Piero, alla Insigne, vabbè. Tiro, quello che vuoi, tiro a giro. Comunque, tiro a giro, casa, palla, palo gol, bellissimo gol della Cremonese, buonissimo. L'onda mondo flex. Scusate, ha segnato Zajut, sì, quindi è come Zajut. Se avesse segnato un vecchio cuore rossonero. Ah sì, 1-1 il gol e quindi guardate come cambia la classifica, scende a 31 punti il Torino, sale a 9 la Cremonese. No, non hai messo il punto il Milan. Allora, devo finire. Un secondo, nessuna un risposta. Secondo, però, io sto dicendo verità e tu mi no, un secondo. Allora, no, segnato la Cremonese. Devo far guarda, finire Capuano. Voglio tornare da Marice, Vaccaro. Tutti vogliono parlare. Andiamo risposta. Da tutti. Devo andare un attimo in pubblicità sì, e ripartiamo da qui. Poi ci colleghiamo anche con Monblano che arriva carico di notizie. Sì, ma qui hai fatto crollare. Arriviamo subito. Federica subito da casa. Da casa c'è Gabriele che ci scrive, dice Inzaghi sta facendo il suo senza infamia e senza lode, un buon allenatore ma niente di eccezionale, si può cambiare solo per uno migliore che non è facile subito, da trovare. E poi sul mercato del Milan questo telespettatore Max dice incredibile il loro Thuram, Lautaro, Dzeko, Lukaku, noi del Milan non combiniamo un bomber da 20 gol da anni, poi ci come si chiama il signore Max Rossonero? Ti ringrazio. Gli devi dire Max, però mi serve sì. Un sorriso accattivante. Max, la pazienza. Devi dirlo tu. È la madre di ogni scienza. Max, la pazienza è la madre di ma ogni scienza. Ma tu ti presti, vabbè, veramente io mi dissocio. Però scusa, ma adesso un sorriso accattivante. Allora, fascino, dai. Buoni, no, allora, sì. Fammi solo dare il benvenuto a Luca Monblano. Ciao Luca. Ciao Luca, vecchio cuore. Stefano, ciao a tutti. L'abbiamo annunciato carico di notizie, quindi tra poco torniamo da lui. Devo andare da Mari. Però prima sì. Allora in ordine Capuano, Vaccaro, Mari e poi andiamo da Monblano. No, io voglio finire prima il gol della Cremonese, ma tagliato. È un momento quindi ancora. Cioè non c'è una via di mezzo. Io oggi ho scoperto con raccapriccio, perché poi sapevo che venivo da Stefano Donati, per cui Inzaghi deve essere messo sulla strada eccetera. Ma non è vero. Ma l'ha detto. Ma poi ho scoperto con raccapriccio, giuro, sì. Che Inzaghi ha una percentuale di partite vinte sulla panchina dell'Inter superiore ad Antonio Conte. Cioè, ora è chiaro che non ha vinto lo scudetto, ha vinto qualcos'altro, ha fatto anche meglio in Europa, però Conte aveva fatto peggio, eccetera. Ma questo per dire che poi magari decidono che l'anno prossimo prendono De Zerbi, riprendono Conte, Guardiola, chi volete voi. Ma
che Inzaghi a metà febbraio del 2023 sia sotto processo per quello che sta facendo all'Inter, io lo trovo surreale. E ti aggiungo allora, l'ultimissima cosa. Aggiungi, poi aggiungo, sì. Qual è l'allenatore nettamente più forte in questo momento? Spalletti. Ma di chi? Dove allenava? Inter. Chi era mandato via? L'Inter. Inter. No, quindi, chi era mandato via? Pensarsi, chi era mandato via? Marotta perché voleva Conte. Allora, Caro, guarda, io, Mari, io sì. faccio fatica onestamente a valutare sempre questi traguardi parziali, perché Daniele mi cita le ultime 11 partite, ma il campionato è iniziato a 23. Giovanni mi dice che in bacheca Inzaghi ha messo il punteggi record. Vabbè, no, io penso che scusa, tifosi... vinto anche già nel suo piccolo Coppa Italia, Supercoppa. Tu fai il monumento a Mourinho, ti sto parlando del campionato, sempre del campionato. Stai calmo. Poi quindi io queste cose qua faccio un po' fatica. Secondo me il dibattito che ti ha innescato invece giornalisticamente è perfetto, ti faccio i complimenti, perché è normale che quello che dice, quello che scrive la curva, poi uno può far finta di niente, non c'è problema. È un sentore che secondo me può essere anche abbastanza condiviso, no? Da tanti tifosi dell'Inter, che magari poi la mamma di Fabrizio, che ha tutto il mio rispetto, magari può valere per una e la curva magari vale per un po' più di tifosi, magari. E onestamente quando ti dicono che loro si aspettano da questa squadra, e io sono d'accordo con loro, perché la squadra per me è fortissima, non è forte, è fortissima, perché reparto il centrocampo non ce l'ha nessuno così, Mkhitaryan può fare la tua panchina, da me faccio il maestro. Infatti negli ottavi di Champions, davanti, semifinale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa, sei lì. L'Inter non può essere così lontano. Ma il Napoli ha vinto tutte le partite. Quindi secondo me, quello che dice la curva e lo scrive, per me io non sarei sorpreso se ragionasse così e quel sentore ce l'avesse anche qualcuno in società e dicessero, ma noi con questa squadra siamo sicuri che dovremmo trovarci lì a così tanta distanza? Quindi secondo te a giugno per me è un ragionamento che la società pensa sì. Squadra forte la società lì, la società magari gli ha detto in alcune circostanze, ma Rob te lo disse anche a Inzaghi che doveva cambiare qualcosa, non è che la società non... Ma prima di Sassuolo me lo sono inventato io, scusa, io in Sassuolo me lo sono inventato io, si diceva occhio che rischia Inzaghi, mi ricordo male la società, o era così? La società gli ha mandato messaggi tranquillamente, lo ha fatto, e la società pensa pure, ma se dovessi mandare via Inzaghi, intanto come dice Fabrizio è una spesa, seconda cosa... Chi è che può far meglio, visto che Conte l'abbiamo avuto? Visto ma ce ne sono Spalletti... tanti di allenatori bravi, Beh, il Milan dice la stessa cosa, poi Pioli ha vinto lo scudetto. Tudor è meglio di Inzaghi. Ti sto dicendo che Tudor è un bravo allenatore. Visto anche che è possibile che l'Inter dell'anno prossimo sia... almeno in partenza meno forte dell'Inter di quest'anno, che è meno forte dell'Inter di Conte, perché l'Inter è una società un po' particolare in questo momento storico. Giovanni, dicevamo anche nell'estate scorsa e poi hai visto che ci hanno smentito. Sì, esatto, bravo. Anche l'anno scorso lo dicevamo, ha perso, poi ci hanno smentito, ha preso Lukaku. Vediamo. Fatemi sentire Daniele Mari, poi vado da Monblano. Daniele. No, ci sono due postille che si possono fare ai discorsi che facevate in studio. Cioè, la prima postilla è appunto, non è solo per prendere chi di sicuramente migliore, nel senso che è chiaro che se l'Inter avesse i soldi per andare a prendere Guardiola, magari puoi mandare via Inzaghi anche se dovesse vincere la Champions. Ma se tu quei soldi non li hai, quindi per prendere chi di sicuramente migliore di Inzaghi, Tudor non è certamente migliore di Inzaghi, Thiago Motta non è certamente migliore di Inzaghi. Daniele, ma chi quando parla hai preso di Simeone, Inzaghi, perdonami Daniele, quando hai preso Inzaghi pensavi di aver preso Guardiola? Ma quando hai preso Inzaghi era la frutta, No, ma per dire, hai pensato di prendere Guardiola? Quando Marotta ha preso Inzaghi? Te lo ricordi? Me lo ricordo. Ma no, ma quando hai preso Pino, ma quando hai preso Inzaghi il tuo allenatore t'aveva appena abbandonato, che discorso è? Mica l'hai tu. E 12 ore dopo questo avrebbe firmato con la Lazio. Meno. Va bene, ma era Guardiola, no? Quando hai preso Inzaghi non hai mandato via Conte pensando di prendere uno migliore. Hai dovuto riempire la falla lasciata da Conte. Peccato che stava pensando anche ad Allegri. Quindi voi state dicendo, io giro la domanda anche a Monblano. No, ma poi Stefano, eventualmente c'è una seconda postilla. Cioè, che cosa succederà alla società Inter intesa come club? Perché in questo caso sì, allora la posizione di Inzaghi può tornare eventualmente in discussione a prescindere dai risultati. Cioè, noi facciamo finta di non sapere che nel prossimo anno solare, cioè entro maggio 2024,
alla società FC Internazionale SPA deve succedere qualcosa. Ora, questo qualcosa può anche essere la conferma della famiglia Zhang, ma deve succedere qualcosa. Sì, perché scade il prestito con Oaktree, quindi Oaktree potrebbe passare... Magari Inzaghi diventa anche troppo come profilo. Che data ha detto Daniele Mari? Giugno 2024, maggio 2024. Quindi maggio 2024. Vado da Monblano, poi ci dirà... Luca, non so se vuoi dirlo adesso o dopo, comunque ce la teniamo un attimo per dopo, però voglio capire da te, visto che abbiamo parlato e che il tema un po' riguarda anche la Juventus con Allegri, se secondo te la discussione su Inzaghi ci sarà a giugno oppure no. La premessa che avevo fatto io è chiaro che se arriva in finale di Champions, adesso non diciamo vincerla, non si pone la discussione, però... Se dovesse se essere eliminato in già ridotto, ma già se la perdesse in finale con il Milan, già però, cambiato questa visto. Etichetta, perché, Luca, perché che tanti lui? Tifosi già cambiato, tanti chi è passato non oltre, non calcolato, già perché cambiato, perché sei passato oltre Milan. Come se avessi bevuto Wick, non bevo io, no, perché io già, sono bugiardo, non bevo. Cosa devo dire della finale, Carlo? Già è consapevole di essere andato lungo prima, non ci sono delle possibilità. No, io sto dicendo, viste le ultime due derby, magari lascia riperdere. E certo. Perché poi si sa, scusa, prendo per la mano, che poi c'è il derby di Coppa e sa va San Dio. Super Coppa non conta? No, ho detto Champions. Allora, Monblano, cioè, secondo te a giugno ci sarà il dibattito sulla conferma di Inzaghi oppure no? Ma secondo me in società, no. No, secondo me società no, perché secondo me se ci sono una serie di pensieri e di riflessioni non riguardano Inzaghi, cioè oggi Inzaghi secondo me nelle priorità di Marotta, delle cose che dovrà pensare in vista dell'estate, se non succede nulla a livello di società prima della data che ha detto Daniele, io credo che Inzaghi rientri nel quinto, sesto, settimo argomento che Marotta avrà da affrontare, considerato che tutto sommato sto parlando di un orizzonte temporale nel quale immaginiamo l'Inter nelle quattro ovviamente che sì, arrivano certo. In campionato Luca, sappiamo chi Luca è scusa se ti interrompo di... Luca cosa viene quel monolite lì dietro che hai? È all'asta? Del monolite, dov'è? No, è a Telelefante, non vedi che c'ho dietro tutti i cosi? Non lo so, Luca. Non so, l'ironia di Yasin. L'altra parte. L'ha dovuta dire 5 volte prima che qualcuno l'ha ascoltata. Ma dove sei? A Cape Canaveral? Come al solito. Sappiamo che Yasin quando si innamora di una battuta, poi concludi pure. Noi sappiamo, Stefano, Stefano, che cos'è? Salvo cataclismi, gli obiettivi minimi, oggi Inzaghi è già raggiunto. Perché non riusciamo a immaginare l'Inter fuori dalle quattro, sappiamo che il finale di Coppa Italia allora rischia più grosso la Juve, una figuraccia. Cioè, se tu giochi Inter-Juve di Coppa Italia a doppia gara, sappiamo che il pronostico è aperto, perché in quel tipo di contesto non c'è una favorita, non c'è una squadra che sta meglio, ma sai anche che la figuraccia saranno partite tirate, non è che ci sarà, e comunque l'Inter è favorita. Terzo elemento, l'Inter è negli ottavi di Champions, se esce col Porto c'è lo stesso cataclisma che avvenne con la Juventus quando uscì col Porto, ma uscì una Juve con Cristiano Ronaldo che uscì di nuovo, anzi quella volta di nuovo agli ottavi dopo quindi il Lione. Quindi voi mi state dicendo che con il Porto, mi state dicendo che se l'Inter esce con il Porto è ordinaria amministrazione. Ragazzi, il Porto è più forte va bene, dell'Inter. Sì. Certo, scusate, scusa Monblano, ho perso una battuta. Perché l'Inter è più forte della Juventus? Domanda, che ha due punti in più in classifica. No, gli stessi. Gli stessi. Allora, gli stessi. Perché più? Scusa Fabrizio, per quale motivo? Cioè, un assioma, perché? Io non ho detto che è più forte, ho detto che parte. L'ha detto un minuto fa, e se no non ti avrei interrotto. Hai detto, ripeto, l'Inter ripeto, è più forte della favorita. Perché l'Inter è la più favorita forte. La favorita nella semifinale di Coppa Italia, poi vediamo come arriveranno le due squadre in quel momento, mi pare essere l'Inter. Ma perché?
Ma non mi sembra, però ho anche detto, se hai ascoltato, che questo tipo di partite in genere si giocano molto sul filo e non mi aspetto realistica una figuraccia né dell'una né dell'altra. Beh, ha fatto una stagione più costante l'Inter, mentre la Juventus ha avuto la prima parte di stagione. Però quando si sono visti l'unica volta non è che ci sia stata tanta partita. Non c'è stata. Però l'Inter ha dato un'impressione di forza maggiore. Maggiore, sì. Cioè, quello che dico io è, quindi mi state dicendo che se l'Inter esce col Porto, è uscita col Porto e basta, non ci sarà. Sto dicendo, cioè, come si è messa in campionato, sicuramente prima l'obiettivo ottavi era hai fatto il tuo, adesso uno spera di poter arrivare qua. Però aspetta, io lo dico adesso, il Porto è stato un gran sorteggio perché poteva capitarti molto di peggio, ma il Porto è più forte dell'Inter. È più forte dell'Inter. Allora, però voglio nella gara, nella gara di andata fuori 8 giocatori. No, però sugli 8 bisogna discutere. Però un paio di titolari. Allora ribalto la cosa. Ribalto la cosa agli intenditori di calcio a casa. Perché sei sostenente? Scusi una cosa. Allora ti faccio una domanda, ma te lo dico da ignorante perché non li conosco i giocatori del Porto. Ma il giocatore del Porto ne hai così tanti titolari a lì? Allora, dato che è molto più forte dell'Inter. Carlo, ti dico tre cose. Lo chiedo, La prima, negli ultimi 5, ma forse più anni, il Porto è arrivato sempre agli ottavi, DNA, ma forse anche ai quarti un paio di volte. Seconda cosa, il Porto arriva da 10 vittorie di fila, 22 gol fatti, 2 gol subiti. Vado a vedere contro chi? No, vado a vedere contro chi? 22 gol fatti. Guarda che il campionato portoghese vale il nostro. Ah, già è vero che abbiamo già discusso sui nomi dei giocatori delle squadre. Ultima cosa, l'ultima sconfitta del 21 ottobre 2022 contro il Benfica 1-0. Ecco qua, gli ultimi vorrei che tu mi ricordassi Porto. Gli ultimi 5 risultati eclatanti del Porto. Ti sto dicendo che l'ultima sconfitta del Porto è di ottobre contro il Benfica. Vai a vedere il giro di Champions che ha giocato il Porto. Ecco, girone complicato. Primo, arrivato primo, vincendole tutte le partite con l'Atletico di Madrid. Prima di dire, il Porto, io ti dico che il Porto è più forte del l'Inter. Il ragionamento tuo è giusto, non c'è il Manchester, intanto facciamoci così, hai ragione. Io sto dicendo che il Porto è più forte dell'Inter e ti dico un'altra cosa, che con Seisao, che è tutto tranne che un pirla, fa un tipo di gioco grande, che dà proprio fastidio al gioco dell'Inter. Quindi in generale, ti dico che è difficile. In generale dà fastidio, perché anche noi l'anno scorso con Seisao è un altro allenatore. A San Siro la potevate vincere la partita. Con Seisao è un altro allenatore. Ausilio ha parlato anche di mercato, perché in tutto questo, quindi abbiamo parlato del discorso allenatore, l'Inter dovrà rifare la difesa. Diglielo, che quello là piange sempre miseria, diglielo. No, dovrà rifare la difesa. C'è il discorso Thuram, ne ha parlato Ausilio poco fa, sembra esserci anche il Milan. E certo che c'è il Milan, io taccio, ma certo che c'è il Milan. Perché è un parametro zero, mi fa piacere, quindi andiamo anche su questo. Deve cambiare l'allenatore perché siamo non rivali noi due. Come? Deve cambiare l'allenatore. Dipende chi va. Allora, devo sentire anche Momblano per quanto riguarda le notizie che vi dicevo prima. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Rieccoci allora, sempre 2-2 tra Torino e Cremonese. Tra poco dobbiamo andare da Luca Momblano perché ci deve raccontare la notizia che ha e che io vi ho preannunciato a partire da... Però è dalle 8:15 che ci parli di questa bomba di Momblano. Scusate amici, ho chiesto a Donati se, uso le due versioni, guarda Momblano, se mi rivelava oppure quelli che sono giovani, se mi spoilerava, scegliete voi. La notizia, sapete, non la conosce neanche lui. No, esatto. Mi è arrivato un messaggio da Momblano. Fammi intervenire perché devo dare una notizia. Alle 8:15. Ora abbiamo fatto scegliere a Momblano l'orario, quando e quindi tra poco andiamo da Luca. Chiudono le aste col però io volevo farvi vedere la difesa da rifare che ha l'Inter, perché a proposito di mercato avete sentito Ausilio che ha detto un no comment su Marcus Thuram, però le vediamo con Federica. Perché l'Inter ha Skriniar da sostituire perché va via. Certo. De Vrij in scadenza a 31 anni, Bastoni con scadenza nel 2024, Acerbi da eventualmente riscattare dalla Lazio e poi c'è D'Ambrosio in scadenza nel 2023. Parliamo di giocatori come De Vrij, ultra trentenni, Acerbi e D'Ambrosio, perché 31, 35, 34 anni. Parto da Daniele Mari. Daniele, ce n'è qui di lavoro da fare? E sul reparto difensivo, Ce n'è molto di lavoro da fare. Il più importante secondo me è quello che non va in scadenza quest'anno, il posto che Skriniar ha già deciso di andare via.
e cioè bisogna imparare dagli errori del passato e bisogna assolutamente impedire che Alessandro Bastoni entri nella sessione estiva di mercato in scadenza di contratto, perché se tu entri, fai entrare un giocatore come Bastoni nell'ultimo anno di contratto, lo esponi alle possibili offertone dall'Inghilterra, e questo è un pericolo che va assolutamente evitato. Sui giocatori in scadenza nel 2023 l'Inter sta aspettando una risposta da De Vrij. L'offerta è sul tavolo, un biennale alle cifre più o meno che De Vrij guadagna attualmente, sono cifre alte perché lui guadagna quasi 4 milioni di euro netti. Ci sono stati dei colloqui anche con l'agente di D'Ambrosio, e lato D'Ambrosio c'è la convinzione che si arriverà al prolungamento di un'altra stagione. Per Acerbi c'è da andare a trattare con la Lazio, e una soluzione è possibile trovarla, anche se in questo momento la Lazio vuole i 4 milioni del riscatto. L'Inter vorrebbe il giocatore con la formula Dzeko, cioè sostanzialmente gratis con un bonus per la qualificazione Champions, però c'è da fare soprattutto il sostituto di Skriniar, ed è una scelta tutt'altro che banale. Eh sì, perché Biasin, cioè, al di là del discorso allenatore, bisogna intervenire sul mercato. Sostituire Skriniar, rinnovare o no a De Vrij. Intanto stasera Ausilio ha detto che entro breve arrivano annunci sui rinnovi. Bastoni secondo te è uno di quelli? No, non so chi. Però quanto prende Bastoni? 3,5 mi sembra. 2,8 più bonus per arrivare a 4. E lui vorrebbe di più? Dopodiché, beh, come tutti, immagino, ovviamente. Sì, sì. Dopodiché io credo che il direttore sportivo esista apposta per mettere a posto queste cose, ci sta lavorando. Sì, la mia domanda era, vuole cifre indecenti io o no? Dico che sicuramente un obiettivo è Schurz del Torino, che piace molto, bisogna capire se poi è una cosa fattibile, però è uno di quelli che piace molto. Ma poi resto, c'è se, ma vogliono 50, no, dicono per Schurz, che è un ottimo giocatore. Ma c'è un credito lì. Ma scusami, c'è possibilità di dare 6 a Bastoni? Non credo proprio, chi l'ha detto? Inorridito di Federica. Federica. Anche Repubblica qualche giorno fa a scriverlo che la richiesta del giocatore è di 6 milioni, lui vorrebbe l'ingaggio perché, diciamo, che l'Inter ha promesso a Skriniar. Il top dell'Inter sono i 6 milioni, il top ingaggio all'Inter. Daniele, 6 milioni? Mari. No, ma non... Impossibile. Se tu guadagni 2,8 non passi a 6, no, non credo che le basi della trattativa per Bastoni siano Leao da 1,8 passa 8 in teoria, stando alla cifre quando prendeva che sì. Uguale, 2,5 svolato. Il discorso è molto semplice, vale per tutte le squadre italiane. Bisogna, come dice Daniele, imparare dagli errori. Quindi se lui chiede 6 non è che gli si vuole male, perché evidentemente è un'offerta importante, ci si abbraccia, quest'estate si vende. Che fai giocare dopo alla fine? Ne comprerai un altro. Non ci sono giocatori che possono. A proposito di vendere, Bastoni sicuramente è un nome. Su questo Stefano. Bisogna assolutamente sottolineare quello che ha detto Fabrizio, che è verissimo. Cioè, o si rinnova o si vende. Il calcio italiano non ha una terza strada. O si rinnova o in tempi compiuti, cioè non l'ultimo anno, o si vende, non c'è terza strada. Ecco, Daniele, prima di salutarti voglio farti vedere, poi la commentiamo anche in studio, i big in vetrina, perché abbiamo parlato di Bastoni e va bene, anche se l'anno scorso aveva rifiutato, insomma, però entra nell'ultimo anno di scadenza. Ipotizziamo un rinnovo di Bastoni, comunque l'Inter dovrà incassare un po' entro giugno, e quindi questi sono i nomi, te li fa vedere Federica, poi tu mi puoi dire se aggiungeresti qualcuno o toglieresti qualcuno. Lautaro Martinez valutato 100 milioni, Cebarella con una valutazione di 70, Brozovic 50 e Dumfries 35. Cioè, parte uno di questi per capirci. Brozovic 50? Tanto. Io ho l'impressione che. Chi Brozovic 50? Ma... Penso che. Ma non perché è scarso, Brozovic è forte. No, però 50, penso solo che è un po' chilometrato. Per l'età che ha, 50 non la trovi un'offerta. Mari. Ho l'impressione che di quella lista lì gli ultimi due nomi siano credibili. Come uscite, una per scelta Brozovic e Dumfries assoluta, ed è Dumfries, che è una scelta abbastanza evidente da parte dell'Inter, quella di monetizzare con Dumfries. L'altra, che è Brozovic, più che una scelta tecnica è una scelta economica futuribile, passatemi il termine. Cioè l'Inter ha scoperto Çalhanoğlu regista, ha Aslani che in società viene considerato un predestinato, adesso non sta trovando grande spazio con Simone Inzaghi, ma è considerato il predestinato della regia dell'Inter,
E quindi se dovesse arrivare un'operazione in cui magari prendi un giocatore e prendi un conguaglio con dentro Brozovic, io credo che l'Inter la valuterebbe. Dumfries, che sì, il mercato ha, inglese? Sì, si era parlato tanto dell'Inghilterra, sì, in Premier League. Poi a gennaio probabilmente l'offerta non è arrivata, magari ci arriverà a giugno all'Inter, però a gennaio non è arrivata. Certo, i nomi sono un po' questi e i tifosi dell'Inter, Capuano, hanno sempre un po' di paura di perdere un big. Forse Brozovic e Dumfries verrebbero digeriti anche, sì, finita Torino, tranquillamente. Intanto. Finita Torino, 2-2 tra Torino e Cremonese, c'è Juric, sì, che applaude la sua squadra, il Torino che forse alla fine meritava anche il gol. Voi che l'avete seguita un po' di più, no, Vargas, cioè, giusto, no, per me è stato giusto, però è stato giusto. Certo, è una grande occasione persa per il Toro, però, sì, anche, anche per la Cremonese, per la prima. Ci va 2-1 fino al 10, alla prima vittoria. Allora, questa è la classifica dopo questo turno di campionato, il Torino si ferma a 31 punti, vedete la Juventus è a 32, quindi sopra di un punticino ai cugini con i 15 punti di penalizzazione, la Cremonese sale a 9 e le altre posizioni le sappiamo tutte. Io saluto e ringrazio Daniele Mari, ciao Daniele, grazie. Grazie a voi, mi fermo a sentire la notizia di Luca. Ah, certamente, vedi che si è creata un po' questa attesa. Allora adesso dobbiamo andare da Mondlano, poi dobbiamo passare al Milan, il rientro di Maignan. Se voi accostate le orecchie fuori, ci sono le saracinesche di cinema e ristoranti che stanno chiudendo perché la gente va a casa a sentire. Ma soprattutto a borse chiuse. La borsa chiusa quella di New York. Sai come l'hanno ribattezzato? Luca Bomblano. Sì. Ah, bella. Allora, pubblicità. No, Bomblano, dicela bene. È scandita, proprio, cioè, come un marron glacé, che tu non lo mangi, proof lo mandi giù. Deve essere un marron glacé. Luca, ma è un Fragolari quello dietro? Mi sembra un Fragolari. Vai. È un carpet. Cioè, Luca, lasciali perdere, ovviamente. Sono invidiosi, Luca. Hanno la capacità di rovinare un momento che era stato creato molto bene anche da un momento. Poi un minuto di rispetto, perché guarda la tensione sul volto. Scusate, regia, come fosse Sergio Leone, qua, come Charles Bronson nel Fincher una volta all'West. La tensione... Devi stare... Ecco, guarda, come Charles Bronson. L'occhio del mare. Sappiamo, magari non è una notizia... Allora può andare a scopare il mare. Se no! Nel senso che per Tolomei magari non serve... È un 3 ore che siamo qua, ma magari... No, dico che per Tolomei magari... No, scusa Stefano, però scusami, io sono arrivato qua alle 8:15, tu dalle 8:15 mi dici... Poi arriva Mondlano che molla una bomba. Alle 8:15, la televisione comincia alle 8:30. Vabbè, quindi sì, io sono 2 ore e mezza che sto aspettando che Mondlano arrivi per dire sta bomba. Me la fai sentire? Scusate, dobbiamo fare così oppure lasciamo stare? No. Allora, Luca, facciamo così. Pubblicità. Andiamo un attimo in pubblicità. Poi abbiamo tutto il tempo per ascoltare Luca Mondlano. Tu devi essere in società. Andiamo un attimo. Tu devi essere in società con gli analisti. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da Mondlano, torniamo subito a tra poco, grazie.